qualche maniera bisogna, pur poter distinguere le zone con diversa intensità di contagio. Sì. Quello che abbiamo chiesto e che mi sembra ci stiamo arrivando con forse con qualche piccolo ritardo è quello di rendere più trasparenti i dati che consentono di stabilire se una zona deve avere delle limitazioni o meno, o che tipo di dati, per renderli disponibili soprattutto alla comunità scientifica che li ha chiesti a gran voce da tempo. La nostra posizione è di differenziare le zone e fare le cose che servono, cioè le chiusure devono essere motivate. Quindi se c'è l'esigenza dimostrata che chiudere le piscine serve e tenere aperti i musei, no, allora ci si comporta di conseguenza. C'è stata una fase in cui le chiusure sono sembrate più rispondenti a una logica politica che a una logica scientifica. E questo, insomma, diciamo che noi non l'abbiamo condiviso. Questo è il fatto che bisogna seguire l'evoluzione dei dati, mi sembra una cosa naturale. Che poi ci siano stati dei dati diciamo superati o storicizzati è anche frutto del sistema in cui i dati ce li hanno solo le regioni, sono le regioni che trasmettono i dati allo Stato, certo. Perché la sanità è competenza statale, quindi i dati ce li hanno le regioni, sono loro che li trasmettono. Poi può essere stato che c'è stato qualche errore di trasmissione o qualche omissione di trasmissione volontaria, secondo te, Ettore? Ma figuriamoci se sono cose volontarie. Io penso che questo abbia dimostrato una disfunzione di carattere generale, questa epidemia. Cioè non si possono pensare a 20 sanità diverse in questo paese. C'è bisogno di omogeneità su alcune questioni.